fiore all'occhiello, tutte le attività sono un fiore all'occhiello, ma quello che vi presentiamo adesso sono 12 anni che facciamo questa attività. Siamo partiti in sordina pensando che fosse una cosa così di passaggio, è diventata sempre più importante ed è il corso di taglio e cucito, e tutti gli anni concludiamo questo corso facendo la sfilata. E vi dico che per me è molto emozionante, spero che lo sia anche per voi. Partiamo con Margherita, che presenta un tubino in jeans. Tutto quello che voi vedete indossato viene costruito, creato, tagliato e cucito nella nostra sala di taglio e cucito, che abbiamo su al primo piano. Grazie Margherita. Sfila, sfila, fai vedere il vestito, sfila. Ora ci sarà Maria Chiara e Rebecca. E questo è emozionante, Maria Chiara e Rebecca che presentano un tubino blu di Pizzo. Rebecca è la sua bimba, di Maria Chiara. Vieni. Che carina. Ciao Rebecca. Ma è bellissimo quell'abito. È uguale a quello della tua mamma? È uguale a quello della tua mamma? Eh? Allora, tre anni fa... Maria era nella pancia di sua madre, come questa sera c'è un altro bimbo nella pancia di Maria però, Chiara. C'è un fratello, perciò, sorellina. Non si vede con questo tubino, però c'è. È maschio o femmina? Maschio, questa volta è maschio. All'interno del circolo Giliberti succedono anche queste cose. Martina un maschio, Maria Chiara un maschio. Grazie Maria Chiara. Ciao Rebecca. Ciao amore. Ciao, ciao. Ora abbiamo Silvia che presenta un kimono brezza marina, con elastico dei dinosauri. Bellissimo, grazie. Vieni. Grazie. Non posso non dire, questo è il circolo Giliberti. Flavia, grazie. Flavia presenta un paio di shorts con camicia a righe più mascherina. Grazie Flavia. Lei ormai è di casa, sono anni che fa parte del nostro taglio e cucito. Vanna che presenta un tubino damascato con giacca. Vanna, un applauso per Vanna. Anche lei con mascherina messa, però mascherina in tinta anche per Vanna. Creo, togliti la giacca, fai vedere. Oh, collane, giacca in panna. Cucire tutto quello che avete visto, ma è anche una brava cuoca, fa delle torte buonissime e quando non si sa cosa fare al Giliberti si mangia. Abbiamo Valentina che presenta una lunghetta nera e una blusa floreale e giacca. Grazie Valentina, prego. Fai pure il giro che riescono a vedere.
Io mi rifaccio un guardaroba in Giliberti, cara. Certo. Aspetto la nuova stagione e poi vengo a rifarmi il guardaroba qua. Abbiamo Marzia. Marzia manca per impegni diversi, ma c'è la mamma che sfila con un abito fatto da sua figlia, Erika, un abito tropicale. Abbiamo anche un modello questa sera. No, ti presento alla fine. Nudo? Lo vogliamo poi nudo? Abbiamo Simona. Simona che presenta un abito fantasia con giacca in ecopelle. Prego. Scusate, pelle. Mi hanno corretto. Abbiamo un tema esotico anche questa sera. Simona. I fiori vanno di moda. No, alla maggior parte delle nostre modelle. Poi abbiamo Giulia e Rebecca, gonna a balze. Bellissime, bellissime. Fate un giro abbondante. Bello, bellissimo. Questo doppio giro. Grazie Giulia e Rebecca, splendido. Ora abbiamo due donne al arcobaleno che stanno sfidando. Allora vorrei taglio e cucito tutti presenti qui vicino al palco, grazie. Margherita, Maria Chiara, Rebecca, Silvia, Flavia, Vanna, Valentina, Marzia, Simona, Giulia e Rebecca. Tutte le nostre modelle. Un attimo solo. Allora, tutto questo è grazie comunque a Lucia, che è una delle insegnanti, e alcune di queste ragazze dopo 12 anni che vengono qui sono diventate anche loro collaboratrici di questo corso. E vi garantisco che è sufficiente un pezzettino di tessuto perché la fantasia possa mettere in condizioni loro di creare comunque del materiale. Perciò, se volete imparare anche voi uomini a fare un orlo, a accorciare un paio di pantaloni vostri, attaccare una cerniera, il posto c'è, vi iscrivete. Non sempre c'è perché le richieste sono tante.